Una delle cose migliori da avere sicuramente con due schermi è la possibilità di vedere la mappa sempre disponibile. E soprattutto con un hardware potente, come lo era al tempo il Nintendo DS, hai una mappa comunque molto più dettagliata, non come una volta che aprivi la mappa, sì, vedevi la mappa nel grosso del mondo, ma bene o male non capivi tutto quanto quello che c'era sopra. Mentre così hai la possibilità di letteralmente vedere tutto. Recuperato l'alaprano, potremmo tornare indietro. Fai qualcosa, scemo! A me che mi frega! Cosa? Volete mandare Jack e Terry da soli? E io che cazzo faccio? Sono sorpreso, Caris. Non è da te perdere la calma in questo modo. Cosa credete? Anch'io voglio vedere l'alaplano di mio padre tornare a volare, almeno quanto voi! Ma per ripararlo c'è bisogno di una piuma di Rock e mi ricordo di tutti... i vostri discorsi su quanto sia stato difficile ottenerla. Vero, siamo dovuti passare da Bilibin. Bilibin, città che non sentivamo da un po'. Un tempo una piccola città, Bilibin è cresciuta dopo l'avvento del Sole d'Oro fino a diventare una nazione. Addirittura, il governo di Lord McCoy, il reggente di Bilibin, è fortemente influenzato dall'opinione della moglie. Fantastico. Mentre invece la frontiera, questa città unisce la nazione di Morgar a Bilibin. Fantastico. È una città ponte, per poi superare la città di frontiera e infine arrivare a Morgar. Il nostro viaggio per trovare una piuma di Rock è stato lungo e difficile. Tuttavia, abbiamo bisogno di riparare l'alaplano, e visto che Garrett ed io dobbiamo rimanere a controllare il Monte Aleph, toccherà a voi. Questo ovviamente non è un motivo di trama, serve solo perché dovete imparare a cavarvela da soli. Solamente i ragazzi possono procurarci la piuma. Ah, sbagliato, ci sono anche io, faccia di merda. Sai bene quanto noi e tuo padre ci stiamo impegnando per studiare gli effetti a lungo termine del Sole d'Oro. Certo che lo so, abbiamo i genitori più occupati dell'Angara. Ma voglio andare anche io. Allora sai quanto sia importante l'alaplano per i nostri sforzi. Senza di esso non possiamo avvicinarci al Monte Aleph. Non posso credere che sia stato proprio mio figlio a mettere a repentaglio l'alaplano. Hai bisogno di più disciplina. E la missione per recuperare la piuma è proprio quello che ti serve per inculcargliela. Ma Terry non può farcela da solo, ecco perché mando Jack con lui. Sono praticamente fratelli. Ah, mi spiace che tu sia rimasto coinvolto in questa faccenda, Jack. Almeno ti piace l'idea di viaggiare con Terry? No, lo odio, mi fa schifo, ti vaffanculo. Va bene. La prima avventura non si scorda mai. Comunque non dimenticarti di tenere d'occhio Terry, intesi? Garrett, non facciamogli perdere altro tempo. I ragazzi devono mettersi in viaggio immediatamente. Così in fretta? La nostra prima missione è cominciata altrettanto in fretta, Caris. 30 anni fa fummo catapultati in azione non appena incontrammo Kraden. I suoi studi dell'alchimia cambiarono le nostre vite. Caro vecchio Kraden, ehi, ma non ha detto che sarebbe venuto a trovarci presto? Hai ragione. Isaac? Oh, diamine, conosco quell'espressione, stai elaborando un piano. In effetti, Kraden... Sputa il rospo, Isaac! Hai di nuovo quell'espressione assente. Vuol dire che sta avendo una buona idea, o almeno di solito è così. Kraden potrebbe essere disposto a dare una mano ai ragazzi. Già, credo proprio che il suo aiuto sarebbe utilissimo. Chi è esattamente Kraden? Mi viene in mente quel tipo vecchissimo che è venuto a trovarci una volta. Certo, è molto anziano, ma devi avere rispetto per Kraden. È quello studioso che li ha aiutati tanti anni fa. Madonna mia, mi sembra passata una vera eternità da quando abbiamo finito il secondo. Invece non è passato neanche un mese da parte mia. Sì, Kraden ci ha aiutati quando eravamo dei giovani guerrieri. Perciò credo che gli farà piacere aiutare i nostri figli. Sicuro che sia all'altezza del compito. E perché non dovrebbe esserlo? Perché è vecchio. Insomma, Isaac, Kraden è piuttosto avanti con gli anni. Ne sono passati 30 da quando ci ha aiutati. Vero, sono passati 30 anni da allora, ma noi non siamo invecchiati quasi per nulla. Anche Kraden è così. Per mio padre è lo stesso. Dice che sembra solo un paio di anni più vecchio di allora, ma non di più. Allora, diciamocelo,
papale papale. Garrett si è invecchiato male, frate. C'è la panzotta da papà, c'è il baffo da proprio porno attore anni 70 e la capigliatura che tutti i padri prendono negli anime ultimamente quando arrivano a una certa età. Naruto, Bleach, tutti quanti. Gohan. Ivan ritiene che coloro che sono rimasti esposti al potere del Sole d'Oro invecchino molto più lentamente del normale. È così strano pensare che io invecchierò mentre voi adulti rimarrete identici, quasi come essere lasciata indietro. Sapete che vi dico? Voglio vivere anch'io questa avventura. Andrò con Jaco e Terry. No, non essere ridicola, Caris. Non sei pronta per un'avventura del genere. Garrett, smettila. È un adepto del vento ed i suoi poteri sarebbero sicuramente utili. È deciso, allora. Voi tre partirete immediatamente. Confessa, Isaac. Avevi pianificato tutto sin dall'inizio, non è vero? Non possiamo perdere altro tempo. Mentre voi vi preparate, io contatterò Kraden. Sul serio, dobbiamo davvero partire così in fretta? Altro che spingere i pulcini fuori dal nido. Non abbiamo mai affrontato un viaggio così lungo. Dove hai detto che si trova quella piuma? Da qualche parte del Morgul? Questa non è una vacanza, è una missione nell'ignoto. Prima cominciate, prima riuscirete a trovare la vostra strada. Cosa? Vuol dire che ci stai mandando a incontrare il tuo amico Kraden senza dirci nessun altro indizio? Kraden è un genio quando si tratta di tracciare una rotta nell'ignoto. Sarete in ottime mani. Farò in modo che vi incontrerete tutti al villaggio dei taglialegna. Non è molto lontano. Villaggio dei taglialegna? Vediamo. Il villaggio sorge all'estremità di una valle che, passando per le montagne di Gom, porta Bilibin e al resto del continente. Wow! Io lo informerò con il piccione viaggiatore arrivato qui prima. Perché non l'aspettiamo semplicemente? Nella lettera arrivata col piccione non c'era scritto che sarebbe diretto qui. Non potete farci partire in questo modo. Insomma, voglio dire, si sta facendo buio fuori. Ha già detto che per voi è giunta l'ora di diventare dei veri guerrieri. Ha bisogno del vostro aiuto. Isaac è divorato dalla preoccupazione per quello che sta succedendo lì fuori. È necessario riparare l'aeroplano. Da quello che ho capito io, Isaac ha bisogno dell'alaplano per raggiungere il Tempio del Sol sul Monte Aleph. È da un pezzo che la montagna non smette di eruttare, perciò l'unico modo per arrivare laggiù è volando. Non potrà raggiungere il Tempio del Sol finché l'alaplano non sarà in perfette condizioni. Io credo che voglia tornare dove tutto è cominciato. Deve avere un'ottima ragione, non si torna in posti del genere giusto per ricordare i vecchi tempi. Beh, credo che ci toccherà salutare questo posto per un po', no? Questo sarà il nostro primo viaggio lontano da casa. Date un'occhiata, non potete sapere quando riuscirete a tornare. Quando ho lasciato Vale avevo 17 anni. La mia vita non è stata più la stessa da allora. Siete pronti a tutto questo? Certo. Sono d'accordo con Jaco, siamo pronti all'avventura. Beh, anche io sono decisamente pronta a partire. Che ne dite? Ci mettiamo in marcia? Fantastico! Allora andiamo a prendere questa piuma. Pam 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 pam. È come se fosse destino per noi imbarcarci in questa impresa. Credo che partiremo subito, Garrett. È un'ottima cosa che stiate pregustando l'avventura ancora prima di partire. Ma ora andate a prepararvi. È il momento della partenza. Bene, papà, noi andiamo. Ah, d'accordo, Terry. E mio padre? Non viene? Oh. No. Isaac non è venuto a salutarci. Non fa niente, tranquilla. Ma è la tua prima vera avventura. Dovrebbe almeno venire a salutare suo figlio, non pensi? Non sono affari tuoi, lascia in pace Jaco. Ok, raggiungete il villaggio e taglialegna. Ricordate, vi incontrerete al ponte. Salutate Kraden da parte mia. Mi raccomando, non fate nulla di sconsiderato. Ora sei tu il capo, Jaco, e questo significa che dovrai essere tu a prenderti cura di tutti questi due. Ce la farò. Questo è quello che mi piace vedere. Calma, sangue freddo e sguardo convinto. Torneremo con la prima di Rock prima che vi rendiate conto che siamo partiti. Papà, noi... Ehi, coraggio, Salame. Non metterti a piagnucolare proprio adesso.
Non si torna più indietro adesso. Vai, figlio mio. Scommetto che il vostro ritorno sarete cresciuti così tanto che non vi riconosceremo neanche. Ora dovete raggiungere la bottega di Alla Brugola. Oh no, Aldo, Giovanni e Giacomo. Beh, noi lavoriamo la meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio della progettazione particolari e specifiche, non so, hardware. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta. Laggiù incontrerete molte persone che una volta vivevano a Vale. Parlate con loro, sicuramente avranno delle informazioni utili per il vostro viaggio. Ma mi raccomando, tenete Terry lontano da Brugola. Sicuramente è ancora arrabbiato con te, figliolo. Vediamo Brugola chi è. Scampata la distruzione di Vale provocata dal Sole d'Oro, Brugola ha costruito un negozio con Locanda per aiutare gli altri sopravvissuti al cataclisma. Una piccola comunità si è formata attorno a quella bottega. Terry si è unito al gruppo. Vai, piccione. Vola, piccolo amico. Porta questa lettera a Kraden. Buon viaggio. Ah, piccolo piccione. Ehi, quello è piccione. Un piccione mammata. E via, verso la nostra prima grande avventura. Mi piace davvero un sacco che, come vi dicevo, ogni Digin ha il suo aspetto unico, cosa che purtroppo nel gioco originale non poteva succedere, per ovvie ragioni. Però mi piace tantissimo, è una stronzata piccolissima, però dà quel dettaglio veramente in più. Giusto curiosità, Terry, a che livello sei tu? Livello 4. Non è così lontano da noi, dai. E via, si parte verso l'avventura. Oh, ma guarda, un piccolo Digin si avvicina. Ehi, ciao! Wow, un Digin, proprio davanti a noi! Geco, Karis, che si fa? Che domande, lo prendiamo, no? Fermi, fermi! Aspettate, aspettate, non c'è bisogno, sono Selce! Tuo padre mi ha spedito qui per proteggervi, Geco! Avrete bisogno dell'aiuto di Digin se volete avere qualche speranza di raggiungere il Rock. E poi, nessuno di voi ha mai intrapreso una vera avventura prima d'ora, ma io sì! Sono qui per aiutarvi, non abbiate paura! Adesso, amici, mettiamoci in marcia! Ah, ho un messaggio da parte di tuo padre, Geco. Isaac dice che dopo essere stato alla bottega di Brugola devi andare al campo di addestramento psienergico. Dopodiché puoi recarti al villaggio di Taglialegna e incontrare Kraden. Isaac ha avuto notizia che Kraden è già lì che vi aspetta tutti al ponte. Voi... vuoi che ti ripeta tutto? No, grazie. Bene, allora si parte! Andiamo! Che bella l'animazione! Digin, Venere e Selce si piazza su Geco, cosa che Spirito, che è stato il primo Digin ad unirsi ad Isaac, è un grande chiacchierone ma amichevole e sa il fatto suo, perciò nessuno si lamenta di lui. Chiusa parentesi, dicevo, credo proprio che lo darò invece a Terry, così da iniziare un po' a renderlo più utile. Già avergli dato il Digin di terra a lui lo porta allo stesso livello, con un livello comunque di meno, di Geco, 49 di attacco. Certo, ci abbassa la di difesa, ma ci aumenta la velocità. Cosa strana per un Digin di tipo terra. Aprirò e chiuderò quest'altra parentesi invece per dire che, come ho detto, questo gioco io non me lo ricordo assolutamente rispetto al primo e al secondo, che bene o male qualcosa ricordavo. Quindi mi avvarrò probabilmente di una guida per cercare i Digin almeno nel mondo esterno. Poi se ci sono tutti i Digin che li troviamo di storia o in vari location, il nostro primo incontro, che sono comunque in zone aperte, noi li andiamo a prendere ovviamente, perché i Digin non si lasciano mai indietro. 21, 19. Ok, direi che come prima cosa ovviamente iniziamo ad avanzare, ma al prima possibile qualche piccolo grinding inizierei a buttarcelo su. La bottega di Brugola. Ah, ma guarda, dei soldi. Non si butta via niente, no? Sapevi che i guerrieri di Vale vivono vicino al Monte Aleph? Da lassù possono vedere tutto ciò che succede e proteggerci. Non dimenticare di andare al campo di addestramento psienergico. Tutti i giovani adepti devono andarci. Là potrai rivivere l'epico viaggio dei guerrieri di Vale in 4 aride a tema. Quello è bello. Quella era una cosa che mi ricordavo, infatti.
Che bel posto. Molto atmosferico. Finalmente, eccoci alla bottega di Brugola. Sono sorpresa dal numero di cose che sono in vendita qui. Sì, sì, incredibile. Ora però andiamocene, va bene? Ah già, avevo dimenticato che Terry non è il benvenuto qua dentro. Che espressione facciamo? Ah, Terry, che cazzo hai combinato, mannaggia a te. Brugola vedendolo potrebbe uscire fuori dai gangheri. Non date la colpa a me, io non ci volevo venire qui. Anzi, forse è meglio che me la squagli prima che sia troppo tardi. Voi tre, salve, io sono Brugola e questa è la mia bottega. Che posso fare per voi? Ciao, Brugola. Oh, ehi, ma tu sei... Sei il figlio di Isaac, giusto? Ah, sei sempre benvenuto qui. Tu e tuo padre siete venuti nella mia bottega proprio ieri. Come mai siete di nuovo qui? Ah, non lo vedo qui. Strano. Dov'è Isaac? Ciao. Salve, Brugola. Io ti conosco. Viaggio con te, Jaco? Certo. Davvero? Aspetta un momento. Ora mi ricordo. Tu sei Caris, la figlia di Ivan, giusto? Proprio così. Mio padre mi ha raccontato di questo posto. È davvero carino. Sembri una ragazza in gamba, proprio come ha detto Isaac. Oh oh, guai in vista. Oh, ci sei pure tu. Ciao. Ciao, Brugola. Tu, il figlio di Garrett, che ci fai qui? Sei venuto a combinare altri guai nella mia bottega? Guai, io, qui. Andiamo, Brugola, quella è una storia vecchia. Storia vecchia? Lo ricordo come se fosse ieri. La tua stupida psi-energia ha quasi mandato a fuoco la mia bottega. Fuori da piedi, e anche voi, comprate quello che dovete, compratevene e andatevene. Ecco perché non ti può vedere, Terry. Gli hai quasi mandato a fuoco il negozio. Terry riesce a combinare guai ovunque. Quello che ha combinato qui è successo un sacco di tempo fa. Non l'ho fatto apposta, non volevo, ma Brugola non dimentica mai. Fermo, cretino. Arrabbiarsi è inutile, dobbiamo cercare di calmarlo invece. Ehi, falla finita, cretino. Ma io volevo arrabbiarmi con lui, non con te, infatti. Aia. Te lo meriti, Terry. Perdi il controllo in quel modo, dai sciocchi. Avresti potuto mandare il fuoco tutto. Lo so, scusami. Mi spiace, non devo parlarti così, ma noi adepti inesperti non possiamo mai usare in pubblico i nostri poteri. Non possiamo rischiare di fare male a qualcuno. I nostri padri si preoccupano per quello che si pensa in giro della psi-energia. La gente non deve averne paura. Porella sta piangendo. Se vuoi incenerire la tua reputazione, fai pure, ma attento alle conseguenze per noi. Va bene, d'accordo. Porella. Cosa ha detto? Non ho sentito. Ho detto che ti ho sentito, ora puoi smetterla. Però devi controllarti, capito, Terry? Non usare la psi-energia di fronte agli estranei, siamo d'accordo? Ehi, non sei il mio capo. Sei sempre il solito. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. D'accordo, d'accordo, non userò la psi-energia davanti agli estranei. Ora possiamo finirla, per favore. No, piccolina che piange. Va bene, abbiamo finito. In ogni caso abbiamo un problema. Brugola al momento non sembra molto disposta a darci le informazioni che cerchiamo. Tu cosa suggerisci di fare, Jaco? Ora dimmi come una persona sana di mente dovrebbe rispondere a una domanda del genere con queste espressioni. Senza un sottotesto, ovviamente. È quasi peggio della domanda di Pokémon: quanti anni hai? Sì, no. Comunque, tu cosa suggerisci? Di andare tranquilli. Dobbiamo stare calmi. Hai ragione. Forse anche Brugola cambierà opinione su Terry se ci rilassiamo un po'.
State cercando di proteggermi. Non credo di meritarmi amici come voi. Oh. Andiamo, Terry, non essere così duro con te stesso. Ci piaci così come sei. Però sei un coglione, tranne quando combini guai. Farò finta di non aver sentito. Vabbè. Allora, capo, andiamo. Allora, Brugola, vuoi che diamo fuoco al negozio? Forse ho esagerato un po' prima. Geco, Caris, mi dispiace, vi chiedo scusa. Ovviamente sono contento di potervi dare una mano, di potervi avere come clienti. Lasciate che vi mostri tutto quello che posso fare per voi. Quel bel forziere? D'accordo, cominciamo da qui. Vedete questo cartello con la casetta? Qui potete affittare una stanza per la notte. Quando riposate in una locanda, i vostri PS e i vostri pipì torneranno al massimo. Vi sveglierete freschi come delle rose. Qui invece vendo la roba difensiva. Ora, vedete questo cartello con lo scudo? Indica un negozio di armature. Utilizzate sempre il migliore equipaggiamento protettivo reperibile in giro e vi sarà più facile sopravvivere alle battaglie. Quando vedete il cartello con una spada, significa che vi trovate in un negozio di armi. Ogni volta che visitate una nuova città, cercate di scoprire quanto prima quali armi sono disponibili sul mercato locale. Che è una mossa molto intelligente. Per finire, con il cartello con la foglia d'erba curativa, indica un negozio di strumenti vari. È sempre meglio avere con sé una buona scorta di erbe curative e gli altri strumenti medicinali. In qualunque negozio potete trovare questi oggetti unici nella sezione rarità. Se vendete o buttate via uno di questi strumenti rari, potrete sempre ricomprarlo in un secondo momento. Beh, questo è tutto. Allora, avete capito cosa hanno da offrirvi i vari negozi e locande? Certo! Perfetto, allora andate avanti con uno dei cartelli per fare affari con me. Ma... è esatto. Un pezzo di pane, yes! Levati, Brugola. Ehi, il mio pane, porco di quel cazzo! Vediamo, cosa fa il pane? Punti vita. Aumenta permanentemente PS. E ovviamente, questi strumenti, come abbiamo imparato nelle scorse serie, li useremo tutti a fine gioco, per forza. Allora, non mi aspetto granché, ovviamente, dal primo negozio, eh? Però, per esempio, la goccia d'olio, che non me ne faccio nulla. I semi di rovo. Il libro... dipende se posso ricomprarlo e se ci serve. Non credo. Però, perfetto, il libro c'è. Ti rimane, costa veramente poco e via. Allora, visto che tanto non è che abbiamo chissà quali oggetti in questa zona, direi che tutte le cose migliori, ovvero questo scudo di legno, ce li compriamo e li usiamo anche. E ovviamente, già che ci siamo, direi di comprare anche le armi. Allora, c'è una novità in questo gioco, ovviamente. Ci sono delle nuove armi. E la prima delle nuove armi che troviamo è l'arco. L'arco ovviamente viene usato per la maggior parte da personaggi più deboli fisicamente, ma più abili ovviamente. In questo caso solamente Caris. Ci costa un po'. Però lo vedo come un buon investimento, secondo me. Quindi, 300 monete, io ce li spendo, non ti dico volentieri. Però, e abbiamo anche una cosa che non mi ricordavo, l'abilità con l'arma. Ah, ma questa cosa vale per tutti i tipi di armi, quindi tutti gli archi, o solo con questa arma? Questa era una cosa che non ricordavo. Vedendo il bastone che mi dice che l'abilità dell'arma è al massimo, credo che valga solamente per l'arma. Abbiamo una spada lunga che ci costa 200 monete. Io direi, la compriamo. Ci mancano 10 monete. Non male, possiamo farcela. Tra l'altro, ho appena visto un'altra cosa in questo gioco. Il bonus d'attacco. Questa era una statistica che non ricordavo, come quasi tutto quello che vi sto dicendo. Quindi sostanzialmente ci sono armi molto più adatte a certi personaggi, il che vuol dire che ti permette di avere ancora un bonus maggiore. Non male. Quindi abbiamo ora Geco 49, Caris 28 e Terry 51. Beh, non male. E se vengo da questa parte mi dici qualcosa? Vedo che viaggiate con Terry. Davvero vi date di quella testa calda? Eh certo. Isaac ha avuto il coraggio di mandare quell'impiastro con voi in missione, eh? Beh, allora non posso negarvi il mio aiuto. Dovrò lasciarvi fare acquisire il mio negozio. Avrete bisogno dell'attrezzatura migliore se viaggiate con quello là. Lo so, capo. Nessuno è perfetto.
Beh, io, prima di andarmene, finisco il giro di tutte quante le case della zona. Sia mai che trovi qualche libro interessante o anche semplicemente delle note. Oh, il nostro primo Digin. Lo potrò raggiungere? Campo di addestramento psienergico. Questo vuol dire che lo raggiungeremo molto probabilmente dopo l'addestramento. E direi di andare a fare l'addestramento. Però prima andiamo ad allenare un po' Terry. Vediamo come se la cavano adesso con le armi nuove. 9... 20, 21. Ci sta. Bisogna allenare un po' i nuovi arrivati.